Eccoci ancora una volta, penso alla sesta puntata, per parlarci, anche e soprattutto perché questo non è un... Il fatto di parlare agli altri non vuol dire di parlare agli altri e basta, ma di parlare anche un po' a se stessi, di raccontare quello che provo a fare questa trasmissione televisiva che si chiama Voci, quindi di dare voce a ciò che di buono nasce da questa terra da un punto di vista della produzione artistica, che non ci sembra una cosa trascurabile, perché comunque dobbiamo colmare un gap importante di distanza per quello che riguarda intanto il resto dell'Italia, no? Questo motore, noi abbiamo una carrozzeria, questo stivale allungato, c'è una carrozzeria, certamente, ma non si capisce mai dove sta il motore. Da un punto di vista intellettuale e intellettivo, certamente le storie ci restituiscono che questo motore sta a sud e quindi dovrebbe essere a trazione posteriore. Però chissà perché la benzina e il serbatoio va messo sempre avanti. Un po' perché ce lo siamo voluti, un po' perché da quelle che poi sono state le rivoluzioni storiche italiane questo è successo e nessuno ha protestato per comodità, perché comunque dal regno delle Lusignine in poi probabilmente questo fatto di essere un po' colonizzati, ma anche da prima, quindi stiamo parlando addirittura, e torniamo alla Magna Grecia, questo fatto di dipendere un po' da qualcuno, questo fatto di poter protestare un po' in silenzio, con gli infarti silenti, ci ha fatto un po' comodo, perché siamo una terra un po' importante, impossibile, pigra, sonnecchiosa, che matura le proprie rivoluzioni, sia in ambito culturale che in ambito sociale, e quindi insomma prima o poi succederà qualcosa che ci ridesterà da questo torpore che ci accompagna da un sacco di anni. Ma c'è una verità vera che questa televisione prima di altre ha colto e al quale sta dando spazio, che è quella di un movimento culturale importante che si basa trasversalmente su quelle che sono le arti visive e le arti in genere, per parlare poi in particolare, per scendere nel particolare, quello che ha occupato queste prime puntate certamente è la musica, il teatro, ciò che riguarda anche un aspetto importante dei video, filmmaker che stanno nascendo in questa terra grazie agli stimoli importanti che sono arrivati da più parti, anche comunque dalle scuole che per un certo periodo di tempo sono esistite in questa terra, da queste stesse scuole, perché vanno colti gli stimoli. Poi i calabresi sono bravi a cogliere gli stimoli, non bisogna trascurarla. Una volta che tu gli dai la possibilità, hanno di loro un'energia positiva che poi porta a costruire le nuove cose. Questa poi è quello che dovrebbe funzionare in generale nell'apprendere l'arte, ma nell'apprendere qualsiasi altra forma di artigianato, è che un allievo vada a un maestro e ne apprende, cerca di rubare quelli che possono essere le lezioni più importanti, quelle di base, per arrivare, i prolegomeni, per arrivare poi a discutere e a armeggiare con quello che è lo strumento che fondante rispetto alla propria arte, e poi trovare, tracciare una strada che è personale e che dovrà vivere di impulsi personali, di idee, di creatività. Questi calabresi ce l'hanno e nessuno glielo può togliere. 20 anni, gli ultimi 20 anni di questa terra ci restituiscono intanto dei fenomeni importanti da un punto di vista teatrale che in questo momento stanno conquistando gli spazi a livello nazionale ed europeo. Ma esistono anche delle realtà musicali straordinarie. Abbiamo sempre, quasi sempre avuto degli spot, musicisti che suonavano inseriti in importanti contesti, commerciali o meno, ma mai la possibilità, perché comunque già è impossibile di per sé, in un'Italia che produce poca musica, perché le major stanno altrove e le poche etichette discografiche che in Italia esistevano, cito una che mi fa anche simpatia dal punto di vista del nome, che è la Fonit Cetra, che fu venduta alcuni anni fa, la ricordi per esempio, no? E qui c'erano legati il discorso dei dischi di Battisti, quindi Battisti Mogol, ma quello che veniva prodotto poi in maniera importante negli anni 70, che fu un po' la svolta epocale musicale rispetto alla canzone poco impegnata italiana, ma che comunque funzionava nel mondo. Le etichette vengono assorbite, cancellate dal mercato discografico internazionale, che quindi fagocita tutto ciò che trova sul proprio cammino, e allora le regole diventano poche ma chiare. Per arrivare ad esportare la propria arte,
bisogna scendere a dei compromessi importanti, a meno che, e torniamo al fatto che poi esiste, per quanto può essere controversa e criticabile, una forza mediatica che arriva dai nuovi mezzi di comunicazione, quali internet, e quindi da questo punto di vista i vari social network, o la possibilità di mandare in rete attraverso YouTube video, insert, la possibilità di comunicare la propria arte, sia da un punto, ma soprattutto diciamo musicalmente parlando, perché a meno come dire, negatività e impossibilità rispetto al visuale, rispetto al teatro, che ha necessariamente ancora oggi bisogno non del video ma del contatto visivo, del contatto proprio delle persone, quasi fisico. Certo, anche la musica e le altre forme d'arte, ma la musica riesce a viaggiare, perché la musica riesce a evocare, perché la musica riesce a entrare nelle teste, nelle anime delle persone in maniera più diretta. Raccontiamo mutuiamo questa puntata di oggi, l'inizio, un popolo attraverso questa trasmissione che si chiama Voci, che non vuole stare più cacapovasciata. Si può dire in 2 miliardi di altri modi, perché comunque io, che ho estrazione di origine reggina, cacapusutta, cacapovasciata, cioè quasi il contrario di quello che Ovidio diceva, no? Che gli uomini si distinguono dagli animali semplicemente perché hanno il collo e perché comunque l'istinto può portarli a guardare il cielo, le costellazioni, e in un certo qual modo a pensare che non bisogna solo brucare, mangiare ed espletare i propri bisogni fisiologici, ma altro ci può essere. Si può indagare con gli occhi e quindi fare viaggiare anche l'anima e arrivare a dimensioni, a meridiani, a paralleli completamente diversi. Oggi vi raccontiamo una storia di musica che per noi è importante, e siamo certi che è importante anche per voi, e siamo con i nostri due amici, ma prima di presentarveli volevo lasciarvi a questa introduzione che Piero sicuramente, Vittorio sicuramente ci darà immediatamente alla regia. Grazie. Ma ricordo che quei tempi si chiangia più assenna un monumento che in un camposanto. E il 2 novembre, a festa di morte, c'erano tanti quei zitelloni in un monumento che pare che ci avesse stata adunanza, tanti di zitelloni che c'erano. Zitellone,
Una notte cucì le orecchine di stelle che parevano a miniere pietre preziose, con un freddo che ti gelava l'anima. Sagliettata, abbascio un barcone su quei petri accata da strada. Mm-hmm.
Grazie per l'atmosfera di sospensione, perché poi le sospensioni nel mondo dell'arte, no? Poi il teatro è sospensione, assolutamente. È quell'attimo in cui ti perdi, in cui non sai, hai una dimensione, se un po' ti confondi se è quella reale, quella che stai vivendo, quella che vorresti vivere o quella che non vorresti mai vivere, perché comunque bisogna anche dire che non tutto quello che noi andiamo a vedere o ci propinano. Anzi, regola buona dovrebbe essere che non deve necessariamente piacerci, il contrario di questo. Quindi oggi di cosa parliamo? Parliamo di un disco, prima, perché se no poi dovrei dirvi di chi parliamo, e quella mi sembra la cosa interessante. Però mi piace fare questa cosa qui della camera che stringe e che mi dà la possibilità di osservare quella che è la... Questa copertina, che tra le altre cose è anche bellissima, poi ve la diciamo, o comunque meglio ve la racconterà la persona che sta qui con noi e che ci racconterà anche chi l'ha pensata assieme a lui e chi l'ha ideata. Il titolo di questo disco autoprodotto si chiama Qua Capo Vasciata. Ci sono tante etichette all'interno che poi ci verranno raccontate, ma soprattutto c'è un pensiero di musica, di musica a 360 gradi, che nasce da un percorso guadagnato sui palcoscenici italiani, un po' di traverso, un po' di spalle, un po' a tre quarti. L'importante è che però in due spettacoli che hanno avuto una grande fortuna, che si sono guadagnati tante buone critiche, ma soprattutto una grande circuitazione in un periodo in cui non è difficile circolare per teatri italiani, e io che lo faccio il teatro so qualcosa di questo. Di quello che succede, assieme ad un nostro amico che è anche un personaggio che produce in questa terra e che ha riscosso tanti successi, c'era, c'è stato, e poi se ci sarà questo non lo sappiamo, ma certamente c'era e c'è stato Gianfranco De Franco, che salutiamo oggi. Buongiorno, Grazie, buongiorno a buongiorno. te. Insomma, c'è questo personaggio che la camera deve continuare a inquadrare. Ha questi capelli di rastafariana memoria, no? Bellissimi. Questo calabro, adesso lo vedete quasi in un appeal e con un look da impiegato statale, perché Oddio. a volte diciamo che si esprime anche meglio. Poi le sue pretele sono bellissime, anche perché insomma, abbiamo Sì, questa cosa sono che un po' più neutro ci oggi, insomma. accomuna, no? Però le pretele ci accomunano, io anche adoro le pretele. E io lo inseguivo da tempo perché al di là del fatto che lui faceva e fa questi spettacoli con Saverio La Ruina, la cosa che da spettatore e poi da fruitore, quindi, ma anche da operatore dello spettacolo, mi ha incuriosito il suo stare in scena, il fatto che, come Beckett raccontava nei suoi spettacoli, per citare il teatro, forse una delle cose più difficili è che lui aveva una gran voce, perché gli strumenti che lui suona, e comunque gli strumenti a fiato in generale, come quasi tutti gli strumenti, ma quelli a fiato un più di più, perché non posso citare la mia amica prima di, la nostra amica, l'amica di Gianfranco, nonché la collega, prima di presentarvela, però gli strumenti a fiato hanno questo sapore particolare, no? Del guadagno del fiato quando l'hai finito, e quindi che è un tutt'uno con l'ultima nota che suoni, e che quando lo sai fare dall'anima, e che ti fa sentire che il musicista c'è, che è vivo, che è in mezzo a voi, e che ti fa sentire questa verità nel racconto, e quindi in questa partitura musicale che non è solo fatta di note, ma anche di vita tra chi suona e chi c'è dall'altra parte. Qua capo vasciata. Sì, Qua Capo Vasciata è questo disco che è uscito da pochi giorni grazie all'etichetta MK Records Rewind, che è un'etichetta discografica calabrese, distribuito da Rubbettino nelle librerie calabresi e da Venus a livello nazionale. Questo è un disco, come dicevi tu, che viene dal teatro, vuole sviluppare un po' le musiche che ho fatto per questi spettacoli, cioè Dissonorata, L'aborto di Saverio La Ruina, Scena verticale, e poi una parte finale, APP, che sarebbe una performance di cui sono autore. Quindi un disco che Come sei appunto. autore peraltro delle musiche che hai anche fatto per Saverio, Certo, certo, chiaramente. certo. In effetti poi il lavoro che ho fatto su questo disco è quello di partire ovviamente dal nocciolo musicale principale di questi spettacoli, per poi dargli anche una vita propria.
e quindi diciamo così si distaccano, vogliono anche distaccarsi da quello che poi era la situazione più teatrale e il testo, come ad esempio anche la logica del video che abbiamo visto prima, perché Bello, complimenti, che l'ha girato il video? Non ti ho grazie, chiesto nulla perché mi il piacerà. regista è Massimiliano Ferraina, che è un ragazzo di Catanzaro, e che insomma abbiamo pensato insieme a lui e insieme a Rosario Mastrota, Anche Rosario, che salutiamo, che una persona. salutiamo, infatti, questa sorta di video dove appunto racconta un po' anche la logica del disco, che è quella di staccarsi o comunque prendere vita a sé rispetto a questi spettacoli, nel senso che anche questo video racconta una parte dove nel testo di Saverio viene solamente citata, che è quella di questa zitellona che poi si uccide. Quindi noi ci siamo soffermati su questa immagine e abbiamo sviluppato un po' questa storia in questo paese bellissimo che è Laino Castellovecchio, un paese abbandonato, stupendo. Io poi sono di Laino Borgo. Quindi lo conoscevo già bene e infatti era il luogo più giusto per raccontare questo amore un po' fantasma con queste ragazze. Quanto la cultura, visto che mi ha dato la possibilità, visto che considerato che c'è una politica un po' miope, può valorizzare i luoghi culturali veri di questa terra, riscoprire dei borghi come in questo caso. Quanto le Certo. nostre suggestioni nascono da posti abbandonati o da posti che vengono poco considerati? Assolutamente, in effetti la suggestione, io fra l'altro in questo paese non ritornavo da tantissimi anni, e poi fondamentalmente erano sempre ricordi legati soprattutto all'infanzia, quando da bambini andavamo in queste case abbandonate. E devo dire, ritornarci è sempre molto forte, c'è un'ambientazione che è così suggestiva, così artistica, perché tu entri in questo posto, Sembra già tutto sembra quanto che sei all'interno di sistemato. un quadro, quindi è stupendo. E poi, appunto, come è importante la cultura che interagisca Con i luoghi. con questi luoghi abbandonati dove ancora purtroppo non vengono sfruttati per come dovrebbero. Quindi insomma, sì, sicuramente. Bene, noi abbiamo consumato questa prima nostra introduzione di... Sono passati 25 minuti, quindi vuol dire che Bene. siete stati bravissimi, io poco. Non vi sveliamo e non presentiamo la persona che accompagna Gianfranco perché partiamo dalle scarpe, quindi sembrerebbe come dire scarpe grosse, cervello fino. No, le scarpe non sono grosse, però vi raccontiamo la storia di Gianfranco De Franco, della nostra amica che accompagna Gianfranco, ma di questo disco in particolare del quale continueremo a parlare. Tra un attimo perché facciamo uno stacco pubblicitario. Grazie, a tra un po'.
Bravi, insomma, questa è una mattina, no? Se partiamo da qui, se partiamo da qui è importante, può essere di buon auspicio partire così. Poi mi ricordo, cioè, devo citare gli spettacoli che ho visto di Saverio, ho la memoria precisa, perché poi quando le cose entrano dentro e funzionano, ci sono dei racconti che partono lui in questo caso, sulla mattina, quando si ricorda. Fondamentalmente questo pezzo è il pezzo d'apertura di
l'aborto. Sì, lo ricordo quindi, perfettamente. sì, niente, questo pezzo, ovviamente il live è abbastanza, diciamo, cambia, più sperimentale chiaro, rispetto certo. al prodotto discografico. Però vuole raccontare in maniera descrittiva questa ambientazione mattutina di questa... di questo personaggio che è Vittoria, che si sveglia ma non si capisce bene se si sveglia o ancora sta dormendo, e di questo passaggio visivo in questo paesino, che poi fondamentalmente può essere tranquillamente visto come il paese anche di Pascalina, la protagonista di Sonorata. O un qualsiasi dove, altro paese. O qualsiasi altro paese, paese, certo, assolutamente. E questo passaggio di questa ragazza in questa piazza dove ci sono i cosiddetti tutti geometri, questi occhi da rapaci, tutti questi no? occhi sì, di questi cosiddetti geometri che squadrano da capo e a giudicano piedi, poi. E giudicano da capo a piedi questa, insomma, questa ragazza. Quindi anche una parte, diciamo, così che fa ridere, no? Però ovviamente dal punto di vista della protagonista. Una parte anche abbastanza, come dire, abbastanza triste nel suo ricordo, perché comunque questi occhi che invadevano il suo corpo la segnavano. Quindi, insomma, volevo questo, mantenere insomma, anche questa linea un po' triste, nostalgica. C'è una vena malinconica, certo. Ma c'è una grande energia, no? Nell'evocazione anche del pensiero, dell'immaginazione. Gianfranco De Franco. Con critiche raccolte in questi anni, e cito, ahimè chi non c'è più e che mancherà al teatro italiano, all'arte in generale, che è il maestro Franco Quadri, Renato Palazzi, Magda Poli del Corriere della Sera, Capitta del Manifesto, Maria Grazia Gregori che è dal teatro, Carlo Maria Pensa, Valerio Ottolenghi della Gazzetta di Parma, poi Silvia Gatto del Tamburo di Catrini e tanti, tanti, tanti altri. Cioè, ne è passata di acqua sotto i ponti, sei arrivato, hai fatto questa esperienza felice, hai incontrato una persona con il quale condividere questa follia creativa, no? Che poi diventa linfa vitale per chiunque, no? Si avvicina alla creazione e che ne fa un pensiero per quello che riguarda la vita. Ma dove nasce Gianfranco De Franco, al di là del posto fisico del paese? Cioè, musicalmente, qual è lo stimolo iniziale? Qual è la cosa che tu puoi ricordare maggiormente che ti ha dato lo stimolo a cercare, a creare? Perché poi, insomma, suonare questo tipo di musica in generale, ma anche il resto, quello che tu fai, le collaborazioni che hai, penso che sia uno stimolo che bisogna ricevere, no? Perché è più facile suonare... Certo, sicuramente tutte le tappe poi... Della mia vita hanno segnato e mi hanno dato un qualcosa che poi porto a livello inconscio, e cioè io sono partito dalla banda del paese di Laino Borgo. Beh, non mi sembra male per no, me. No, certo. Per ben questo vengano. Sono il clarinetto, tutto parte da lì. Poi ho fatto gli studi classici e quindi mi sono ritrovato da questa cultura bandistica a questa cultura un po' più accademica, quindi cosiddetta colta. Poi un ennesimo passaggio c'è stato nell'ambiente dell'università, dove ho iniziato a conoscere anche musicisti che si distaccavano dall'ambiente classico, e quindi mi sono addentrato nelle forme più diverse, dal jazz al rock progressive e così via. Poi ho incontrato i Mandara con Gennaro Mandara De Rosa, sì. Quindi mi sono addentrato nella world music etnica in genere. Poi Red Basica, altro gruppo importante, altro devo gruppo dire. Importante. Ma c'è una matrice unica tra le cose che tu mi stai adesso, dicendo, no? I Tagabum ora, che tra le altre cose è una grande festa per la musica, nel senso che veramente. Ma questo poi dedicheremo un'altra trasmissione e non voglio certo. entrarci, ma questi progetti hanno una matrice comune. Esiste una persona che comunemente tra i Red Basica, i Mandara, cioè degli innesi, ritengo sia importante anche, no, quelli che poi possono essere stati gli apporti che arrivano da un conservatorio di musica, non in generale, ma certamente anche in generale come istituzione, ma da coloro i quali vi hanno dato un po' di input da un punto di vista certo, ma della musica di oggi, comunque della musica suonata in questo modo, no? Del fatto che non ci sono stili e stilemi, non va infiocchettata come un regalo di Natale,
ma che ci possono essere delle strade alternative per arrivare a dei risultati. Assolutamente sì. Poi ricollegandomi a questo passaggio, poi fondamentalmente negli anni insomma, ho abbandonato alcune cose che prima per me erano fondamentali, come, che ne so, la tecnica sullo strumento o i soliti ingrippi da musicisti che si fanno su una serie di cose. E mi ha aiutato molto anche il percorso di musicoterapia che ho fatto, perché mi ha fatto vedere la musica in maniera diversa. Non più la concezione estetica, ma entrare dentro la forma, entrare dentro il suono, la materia sonora. Quindi quindi sostanza. Questo, la sostanza, sì. Quindi questo sicuramente mi ha dato tanto. Mi ha dato tanto l'esperienza fatta in teatro con Saverio, perché sono stato a contatto con altri artisti, ho visto tantissime cose. Ma anche per il solo fatto che un artista dinamico come te deve stare seduto un'ora e un quarto in un posto, no? E avere dei gesti fisici che sono importanti, perché poi vengono amplificati tantissimo, no? I tuoi piccoli movimenti o il cenno che tu fai negli spettacoli, e questo auguriamo a chi non ha visto i tuoi spettacoli di andare a vederli quanto prima e appena possibile, ma la tua funzione non è una funzione paracula, cioè non è una funzione di arredo scenico perché lo spettacolo è scarno e dà la possibilità dello spettacolo per il solo attore, ma il tuo essere lì in scena è un'essere in scena che corrisponde, per quello che può riguardare il teatro di tradizione, a un'intera scenografia, ad un intero tappeto musicale, a un'intera orchestra, perché in quello che esiste e che succede in quell'ora e 10 tu ci stai, sia come postura fisica, ma come anche piccoli gesti nel cambio dello strumento, no? O Certo. nell'approcciarti ai tappeti musicali, se così vogliamo chiamarli, che di volta in volta fai per accompagnare Saverio in questo viaggio. Quindi lì è chiaro che è un esercizio importante. Certo, assolutamente. Poi respirare con un artista che non sia il solito musicista che ovviamente E che si incontri può incazzare sempre. anche per il fatto che tu Certo, vai su sullo strumento, poi assolutamente, Saverio, poi. poi insomma. No, certo, ma giustamente, perché poi fondamentalmente il testo è importantissimo e deve stare primeggiare soprattutto. Poi con strumenti a fiato dare delle piccole dinamiche sotto una voce esile come quella di Saverio sotto questi spettacoli è sicuramente difficile e ti dà, ecco, questo accresce in te la ricerca del suono. E forse quello poi mi ha avviato anche al fatto di pensare e cercare di capire, insomma, di dare vita ai suoni interni miei. Insomma, che poi per uno che suona solamente a fiato Si cerca, ovviamente, è ancora una, ma siamo. certo, però voglio dire che comunque è già una protuberanza, nel senso che tu immagini che c'è una parte di te che è come un'escrescenza che viene fuori, perché comunque dai una forma a un pezzo dell'anima Sì. attraverso il fiato, poi, no? I fiati che Certo. sono di difficile gestione, perché c'è una grande delicatezza e poi è quasi anche cacciandolo, ecco, diciamo così, devi dare un suono anche a quello. Certo, Devo dire che la tua sicuramente. compagna di viaggio, quella che è scelta per quello che fai, insomma, nella presentazione di questo disco, al di là della scarpa incredibile che ha, e nonostante il fatto che sia poi una figlia d'arte, che vuol dire che poi cambiano, insomma, possono cambiare o meno tante dinamiche, lo fa bene, ti accompagna. Questa è un'intuizione anche felice, un'altra delle intuizioni tue felici che hai avuto. Vabbè, Perché poi Ilaria. dell'altra, di Tagabum, io volevo, ho detto che ne parleremo più avanti, anche Sì. quella mi sembra un'idea avanti rispetto al fatto che noi viviamo questa dimensione a questi meridiani paralleli, a queste latitudini, diciamo, in questa Calabria. Ilaria Ilaria Montenegro. Montenegro, sì, oltre ad essere una bravissima flautista, una bravissima musicista, ma è un artista a tutto tondo, perché dipinge, infatti il live che stiamo preparando e che porteremo in giro per i teatri Sarà un live painting, sì, della sì, sarà un Montenegro. concerto Sì, sonoro, anche. un concerto visivo, scusami, concerto Cercherò di visivo. tradurre in colori quello che le musiche di Gianfranco mi trasmettono, Allora, insomma. siamo freschi qui, eh? Vedremo Ci che vuole una grande colori parete, no, una bella usciranno tela, fuori. almeno per quello che evoca a me. Io mi perdo abbastanza, quindi è una cosa che può funzionare. E tu invece che ci racconti? Raccontaci pure tu qualcosa di te prima.
che proseguiamo questo viaggio in musica? Beh, io sono diplomata come Gianfranco, quindi ho iniziato a studiare musica classica, conservatorio, eccetera. Però sono cresciuta in un ambiente diverso, come hai accennato poco fa, con mio padre che è musicista, cantastorie, cantautore. E borderline quindi, come artista, perché i cantastorie hanno o un'etichetta o un'altra. Quindi, perché chi racconta storie è no? Un po' così, anche se poi tuo padre lo fa in maniera particolare, ma questa è un'altra pagina, io voglio parlare di te. E quindi sono cresciuta, no, parlo di questo per dire che mi ha aiutato tantissimo suonare con lui e quindi sono cresciuta in maniera diversa, cioè la musica popolare mi ha aperto un po' gli orizzonti, cioè non sono rimasta chiusa, come dire, nel classico, ma fin da piccola ho cercato di fare altre cose, ecco perché poi ho accettato volentieri, insomma, questo duo. Lei è la mia band. Come no? Caspita, l'altro giorno ne parlavamo. Senti, ma a capo lasciato, no? A capo lasciato. Perché qua a capo lasciato? No, perché questo me lo ricordo, perché comunque venendo lo spettacolo di Saverio c'è, bisognava contare le pietre, i ciottoli della strada. Certo, e sì, non infatti guardare prendo gli altri, a prestito questa cosa. Abituata da questa cosa. Però questo titolo torna allo stimolo che ti ho lanciato inizialmente, no? Sicuramente sì. In effetti poi fondamentalmente mi piaceva questo titolo perché unisce un po' le tre fasi di questo disco. Perché passiamo da Dissonorata all'aborto e a PP, dove il soggetto principale è sempre una donna. E in Dissonorata e l'aborto c'è questo racconto musicale, sonoro, di questo disagio sociale dato dalla società, che li segna fortemente. Dissonorata, voglio dire, basti pensare che l'amore che pensava fosse amore, poi alla fine era violenza. O in l'aborto, anche questi sguardi di cui parlavamo prima, pesanti, come pesantissimi, e con APP sempre un soggetto, anche se lì c'è più un disagio, come dire, patologico, perché si parla di ambienti psicotici, però voglio dire fondamentalmente anche la società può portare a tutto ciò, specialmente con la frenesia di questo periodo storico. Quindi qua Capo Vasciata è il giusto titolo che accomuna queste tre fasi e che vuole raccontare appunto questo disagio, ma anche questa sottile vena ottimistica che poi fondamentalmente tende a far alzare la testa a questa donna, perché fondamentalmente da questi vissuti molto forti, molto intensi, hanno acquisito questa forza di riscatto verso la vita. Che poi tu poi sei uno che non sta mai, cioè nel senso che hai una postura che ovviamente, no, per lo strumento che suoni, ogni tanto porta come impeto a stare con un po' a capo lasciato. Assolutamente. Però sì. Ci sono anche dei momenti belli in cui ti ho visto suonare in maniera diversa. La Montenegro sta lì come sembra una statua, è incredibile. Sono le scarpe che hai questi grandi slanci invece verso l'alto che sono importanti. Attacchiamo con un altro pezzo. Ok, faremo un pezzo di APP, Sogno Negato. Bene. Che introduce, vabbè, lo spieghiamo dopo magari. Thank you.
Bene, questa puntata di Voci dedicata a un personaggio che a noi piace tanto, che siamo certi arriverà anche a voi, perché vi diamo questo, lo do a te, che bisogna stringere il più possibile, che è la copertina di questo disco, che si chiama Qua Capo Vasciata, proprio per dire il contrario di questo, per dire che è possibile fare arte, fare musica, e farla, in questo caso con questa etichetta che si chiama MK Record, che produce questo disco di questo artista incredibile che è De Franco, che in questi anni ha seguito due successi importanti per quello che riguarda la produzione artistica calabrese, sposandosi artisticamente con, guai, fosse il contrario, perché davvero la ruina, insomma, con tutto il bene che gli si può volere, sposarselo diventerebbe un po' impossibile, insomma, un po' insopportabile da questo punto di vista. Ma, scherzi a parte, grande artista, grandi successi riconosciuti, premi importanti ottenuti dal punto di vista della critica nazionale, ma anche da quello che è stato poi un tour importante che i due hanno fatto nei maggiori teatri italiani per quello che riguarda poi i circuiti di teatro contemporaneo. Adesso arriva con questo solo, questo primo disco che si chiama, ripeto, Qua Capo Vasciata, Gianfranco De Franco. Oggi l'abbiamo avuto ospite con Ilaria Montenegro. Non me lo ricordo, non sono così rimbambito. Salutiamo Gianfranco e poi speriamo, e tanto sarà sicuramente così, di riaverlo presto con noi. Quello che volevo dirvi è sosteniamo questo tipo di attività, sosteniamo questo tipo di cultura e poi avviciniamoci a coloro i quali per un attimo, ogni tanto, anche per una sola ora, quello che può durare questo disco o qualcosa in più, ci avvicinano al resto del mondo, non con la solita retorica o con la finta musica che viene etichettata come musica calabrese, perché questa è la musica calabrese contemporanea. E grazie a Gianfranco De Franco e Ilaria Montenegro. Grazie.